canterò per te, ma non credermi, te lo nelle pace non c'è. Mia Martini Mantova Festival è organizzato dai ragazzi di Mimì, che è un'associazione che è attiva, che si è consolidata nel 2013 e nasce da un laboratorio di canto nel 1996 grazie all'insegnante di canto Giovanna Campanini. Quest'anno abbiamo organizzato una 2 giorni dedicati ovviamente alla grandissima interprete Mia Martini. Perché Mantova? Perché c'è la sede dell'associazione I Ragazzi di Mimì. La sede è a Belforte e quest'anno abbiamo avuto il patrocinio del Comune di Mantova, abbiamo avuto oltre il Comune di Mantova della provincia e tanti comuni che ci hanno sostenuto. Oggi siamo qui insieme a Dario Baldambembo, oltre ad essere un grandissimo onore, è un personaggio che noi stimiamo tantissimo, oltre ad aver scritto tantissimi brani veramente molto molto belli e che mi interpretò. Io conobbi Mia Martini proprio esattamente nel 71 e la cosa più bella che è una cosa che non si fa più oggi, ed è una cosa tristissima. Prima di fare qualcosa nella nostra routine quotidiana di compositore, di scrivere, di pensare, di cantare, ci si trovava per andare a mangiare in un ristorante. Mentre si mangiava ci si pensava e si faceva tutto. E poi in mezzo a tutto e soprattutto La persona più importante del mio rapporto con Mia Martini si chiama Giovanni San Giuste, che è stato proprio il produttore, simpaticissimo, di Roma, è romano, lui era della Ricordi. E Giovanni una sera fa a Dario, da Roma, a Dario, io c'ho una cantante da proporti che è la fine del mondo, dico vabbè fammi sentire. E mi fece ascoltare questo improvvino di Mia Martini, che non era ancora Mia Martini, era Domenica Bertè. E la cosa più vera che dicono di internet del mio primo rapporto con Mia Martini, dicono tutti che non volevo dargli il pezzo di Piccolo Uomo. Piccolo Uomo l'avrei voluto dare a Mina. Se però mi dici adesso, se ancora adesso avrei voluto darla a Mina, ti direi ma neanche per idea. Ho deciso di radunare tutte le canzoni che ho dato a Mia Martini nel corso della nostra carriera, nel corso della vita. Tutti talmente importanti e talmente belle che ho considerato di farne veramente una compilation. Cioè, io e Mimì vuol dire tutto quello che c'è di me e tutto quello che c'è di lei con me.